Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova run di The Binding of Isaac. Ogni tanto vale ad abbassare il volume, non perché... Esatto, ma perché lei si infastidisce col volume del gioco troppo alto. E sì. Me invece mi culla, sono quasi lì per i cazzini. No, mi concentro, non senti i miei pensieri. Non è vero, vabbè però. Bene, allora, l'ultima run è andata piuttosto bene. La nostra Chiaretta ha dato il meglio di sé, che se non era per lei, tipo, no. Bisogna sempre metterci tutta l'anima. L'anima. Quindi, animiamoci anche oggi e procediamo con un'altra run, che sento che anche questa sarà qualcosa di... Ragazzi, c'è la win streak a 2, io non vorrei dire niente. Madonna, ragazzi, per il canale è veramente importante. Vuoi Azazel? Sì. Proviamo con Azazel. Anche perché dobbiamo sbloccare Eva. E Eva si sblocca non prendendo cuori rossi per due livelli. In teoria. Ma ci proviamo, dai, che ci frega. Va bene, proviamo con Azazel. Abbiamo sbloccato, adesso vogliamo mostrare tutta la bellezza di Azazel. Partiamo con tre cuori neri, E basta. Ok, di cui uno io. Esatto. E io, io ce l'ho le lacrime. E Azazel. Io invece no. Esatto, Azazel c'ha solo questo. Io sono molto contenta di ciò. Comunque. Ma qui iniziamo benissimo. Vabbè, dai, tanto. Oh, no, va bene. Abbiamo conquistato un mezzo cuore, perché adesso abbiamo le full e ci porta direttamente di nuovo dove eravamo prima. Perfetto. Iniziamo molto bene, molto bene. Qui c'è una tinta e dopo ce la veniamo a schiaffare. Oh. Ah, ragazzi, questo è il personaggio più semplice da usare lì. Cioè più forte, perché vola, c'ha il mezzo Pearson. Cioè fantastico, meraviglioso. Mi ci diverto tantissimo. Anche se devo dire, nelle mie partite personali ancora devo riuscire a completarlo tutto quanto il post-it di Azazel, perché non è proprio semplicissimo riuscire ad arrivare a Mega Satana. Ma non per la difficoltà di arrivare al livello, ma per la difficoltà di riuscire ad ottenere il dono degli angeli. Semplicemente per quello. Oh, e abbiamo preso il nostro fantastico Daddy. Ah, figo. Perfetto, sta iniziando abbastanza bene. Non vorrei cantare vittoria dall'inizio, che magari tipo io vi sto dicendo: mamma mia, questo è più semplice, e poi faccio una figura di me incredibile e muoio al primo livello. Sai com'è con Isaac, non si sa mai. Guarda, cioè, è troppo bello. Comunque, a lui ci serve sempre e comunque una bomba. E dobbiamo andare a prendere la nostra Tinted all'inizio. Ce la dobbiamo ricordare, tra l'altro, perché se ce la scordiamo dopo mi infurio. Tipo quello di Verdone, no? Sì, proprio lui. Esatto. E niente, qua non ci sta. E allora proviamo ad entrare nel negozio, visto che abbiamo 8 monete. Monete, sta diventando anche il marchese di Grillo nel frattempo. Però però sì. Tutto sommato, pensa bene, legge e scrive. Ok, Dingle. Ma io mi fermo qui. Ah, cacchio, c'era la cacchina quella con... Mamma mia. Ui. Beh. Ma vuoi morire? Ah. Cioè, non so se abbiamo notato la semplicità. La semplicità di questo livello. Perfetto. Abbiamo anche un HP up. Ci dobbiamo ricordare di non prendere cuori rossi per almeno 2 livelli. Quindi questo non l'abbiamo preso. Però col fatto che adesso abbiamo preso un HP up, potremmo prenderlo senza volerlo. Ci dobbiamo assolutamente ricordare. Ok, bella sostanza. Una singola cacchina così inutile. Ti prego. Ah, X-Land, non ce ne frega proprio. Che differenza c'è fra questo e tipo Lemon Party? Allora, Lemon Party fa danno al nemico. Fa danno proprio. Questo invece lo fa scivolare come se fosse olio per terra. Ah, niente di utilissimo, insomma. Oh, una bomba intanto ce l'abbiamo, va benissimo nel caso in cui dovessimo trovare Tinted. Oh, che figo però Azazel, veramente. Guarda, se riusciamo anche a non prendere danno,
Per due livelli sblocchiamo anche Sansone, Sì. Quindi cerchiamo di metterci tutto l'impegno di questo mondo. Almeno una volta prima li sblocchiamo tutti, facciamo bella figura, la gente si iscrive, facciamo il big money. Sei andato un po' troppo in là, sì, con il ragionamento. Con una cazzo di run. Sì, esatto. Con una run facciamo tutte queste cose. Ok. Però devo dire che fino adesso, insomma. Beh, cacchio. Sta andando più che bene. No. Direi di no. Ci manca. Allora, lì, in fondo c'è il negozio, ma per il momento. Poi vediamo, se arriviamo a 15 può essere pure che ci possiamo andare. 15 monete può essere pure che ci possiamo fare una capacità. Sì, che ci conviene. Guarda, questo proprio. Io ci ficco. Ma non so perché l'ho aperto. Ma vabbè, tanto non è che. Tanto va tutto dead long slam. Mamma mia, non so come sono riuscito. Allora, quello non mi ricordo cos'è che fa. Lord of Guts. Sinceramente non mi ricordo, però non dovrebbe essere male come cosa. Adesso un secondo che andiamo a controllare, ma prima vorrei andare a vedere il negozio. Poi nel frattempo controlliamo. Eh beh, giustamente con 16 monete ci possiamo, beh, sì, accalappiare, dai, qualcosa di fregno. Anche che se nel caso in cui non ci fosse proprio nulla che ci interessa. No. Niente, no, di che? No, però. Io direi il cuore rosso. Black Candle, abbiamo sbloccato un'altra cosina. Metterei una bombetta qui a vedere se ci sono altre monetine. Fantastico. Perfetto. Queste ce le teniamo. Quello da 15 non è il caso? No, questo è quello che ti fa tenere più trinket. Non. Ma i trinket di solito, sai, no, come sono fatta? Li bypasso fortemente. Non mi interessano. Allora. Sì, dopo volevo controllare prima. Non abbiamo al boss. Bombe, perché sennò la secret room. Ah, sì. Vabbè. Vabbè, mostro. Allora, no, dicevo che vorrei controllare cos'è quello che abbiamo preso, perché sinceramente non lo ricordo. Molto bene. Beh, vabbè, no, cioè, bisogna piarlo, cioè, proprio, non c'è. Mi dispiace, cioè. Yeah! Sì. Ciao! Io. Quell'altro cos'era? Quell'altro era il Fear Shot, che le palline che incutono Fear. Che incutono e come si sposa con il brimstone? Niente, praticamente nel raggio c'è anche in mezzo la quel potere lì della paura. Va bene, mi sa che abbiamo sbloccato cose. Aspetta, credo di sì, non so perché no, a quanto pare no, ma adesso può essere pure che lo sblocchiamo a questo livello. Allora io innanzitutto, ah, magari il primo non conta. Ma no, forse con il fatto che abbiamo preso un HP up, con lo slot del cuore, cioè, non lo so sinceramente. Che strano, può essere anche che lo sblocchiamo adesso. Comunque io vorrei un attimo andare a vedere quello che abbiamo preso, perché non era una cosa assolutamente negativa, però non ricordo cosa facesse. È passivo, quando Isaac prende danno ha la possibilità di prendere più 5 di range, trovare un pick up randomico e lasciare una scia di sangue dietro di lui nella stanza dove prende danno. Va bene. Non è male, insomma, è una cosa. Non ci abbiamo le bombe. Mannaggia. Quindi niente. Poi ci torniamo. È vero, il brimstone giustamente ce l'ho anch'io adesso. Beh. Questo è culo comunque, questo è culo incredibile. Questa cosa mai nella vita proprio. Se riusciamo a trovare qualche cosina un po' simpatica, divertente, gioiosa, vi posso far vedere un sacco di cose. Che cos'è? Questo praticamente entrando nei negozi ti dà un qualcosa gratis. Noi ce lo teniamo per il momento, ce ne frega. Allora, abbiamo la bomba, possiamo andare di qui. Di qui, in godesto posto. Le avviciniamo, ci mettiamo la bombetta, così esplodono molto bene. Non. Guarda, se mamma prendi mia. I cuori rossi io mi incazzo. Ma mi incazzo come una. Avevano cercato di. Non fa niente.
Non devo piarli neanche io, giustamente. No, no, danno la cuore rosso. Sì, vabbè, danni proprio, vabbè. Orca, l'hai preso. Cuore rosso. Ah. Vabbè, ma mo pia pure. A posto. Mo pia pure. Ah, no. No, così almeno anche non li prendiamo dopo, cioè non importa, l'importante è non prenderli per due livelli consecutivi, non fa niente. Succede, pensa quante volte lo capirai. Ci abbiamo provato. Se non punge, non punge, va benissimo, va benissimo, vaffanculo, va benissimo. Va benissimo così. Ma guarda, stiamo comunque bene, no? Per il momento essendo i primi livelli. Attenzione. Mamma mia. Che era quello che esplodeva. Entra, entra. Ok. Qui. Attento, No, questo l'ho preso io, danno. Che stronza. Cioè, sono rimasta con un cuore già. Mamma mia, che schifo. Cioè è male. Ma spara la stanza dorata, no? Non ci abbiamo la chiave. Oh, cacchio. Mamma, ora andiamo a comprare. Ora se ci abbiamo i soldi, compriamo tutto. Ma già che ci siamo, compriamo pure la carta, vediamo che è. Andiamo un po' al coupon. Ci ha dato la carta gratis. Magician. Carta, perfetto. Andiamo di là. Beh, intanto io l'avevo detto, vedi mo che faccio figure di merda incredibili. Ma capirai. Cos'è? Chemical Pill Damage Up. Perfetto. Ti piace? Sì. Allora, andiamo avanti. Zara. Vediamo, questa è una stanza abbastanza grande, ma non dovremmo avere problemi. Infatti. Perfetto. Vabbè, quello. One makes it small, perfetto. Allora, questo è il trinket che ti fa il range lunghissimo, ma già ce l'abbiamo lunghissimo. Vabbè, ma ce lo teniamo. C'è una carta. Ce l'abbiamo. Ah, Magician, giusto. L'ho lasciata lì. Ma perché? Perché sono scemo? Franco, tranqui, funky. Andiamo a vedere il boss, va. Ah, punti. Va benissimo. Perfetto, in pieno l'ho preso. Adesso devo un attimo. Cioè, quello, il brimstone così non l'avevo visto mai. Te l'ho detto, le sinergie. Il brimstone guidato. Ho detto le sinergie. Simsel, perfetto. Ci abbiamo un cuore rosso, va benissimo. Bene, però adesso ci abbiamo solo due cuori, quindi mi sa che mi sto. Ma dai, ma entra, che ti frega. Sei sicura di ciò? Ma sì, ti preoccupare, nel caso. Perfetto, No, mamma, non t'ha preso. Vai. Hai visto? Gianni, l'ottimismo vola. L'ottimismo vola? Io però in compenso sono riuscito. Ecco. Ti preoccupare, cioè abbiamo tempo per sbloccare tutto, eh. Già una cosa. Quella no. No, c'ho quest'altro invece di. Non ci provo. Un'altra volta. Cioè, quest'altro mi piace di più. Non so perché, mi fa sentire importante. Ce l'ho più lungo. Scusate. Le battute di bassa borghesia, proprio. Bassa borghesia? Bassa borghesia. Oh. due botte di brimstone beccata. Mango. Oh, bastardi questi. Sono un po' stronzi. Oh, chiave. La chiave, ok. Intanto andiamo sopra, così almeno finiamo di esplorare tutto. Che tanto indietro ci dobbiamo tornare. Mamma mia. Vabbè, ma il cuore piglialo, mo. Tanto ormai l'abbiamo preso. Allora, l'ho preso il cuore. Per te l'ho preso. Non so cos'è, però non ci serve molto. Sembra una spina, quindi potrebbe essere un qualcosa che ti carica più in fretta l'IT attivo. Perciò penso che è inutile adesso, visto che è soltanto per il negozio quello. Che bello. Adesso vediamo cosa ci regali. E ci regali una carta. The Moon, bene. La chiave. La chiave me la prendiamo. Vedi che ci fa mettere una moneta sola e basta. Oh. Allora, in teoria questo ci dovrebbe trasformare le lacrime in monete. Però siccome abbiamo il brimstone non si vede un cazzo. Però uccidendo i nemici ci dà più chiavi. Più chiavi, più monete. Più monete. Eh sì. Molto bene. Eh sì. Vabbè. Allora, The Moon ci porta alla stanza segreta. Ci credo. Madonna. A posto. E come. Cioè. Come si. No, guarda, questa è una cosa che non ho mai provato. Lo vedremo. Questa interazione qua. No.
Vabbè, comunque non gli diamo tempo di, di vedere come possa. Serio. Molto bene. Va benissimo. Tu muori subito che mi stai proprio sulla menghia. Oh, io raga. Oh, io raga, mo me ne vado. Così. Faccio il giocare a solo. Una bella bombazza, no? Che? Quelli? Non li fai saltare per aria quelli? Li vuoi uccidere? Va bene, non ci andiamo. Però dobbiamo sempre, è sempre che tu dobbiamo. Vabbè, no, sti cavoli. E già. Di monete ce n'abbiamo abbastanza, però. Direi di sì. Oh! Haglass. Ok, destruction. Questo che cos'era? Speed down. Vabbè, ma non è un problema, guarda. Ma proprio l'ultima cosa a cui sto pensando adesso. Adesso, allora, mettiamo bomba. Qua ne prendiamo due, tre è impossibile. Tanto, no, no, che ci abbiamo. No, di cavolo. No. Guadagnato molto. No, infatti, vabbè. Fa niente, noi ce ne abbiamo ancora tre di bombe. Allora, andiamo avanti. Pa, pa, pa. Veloce, boss. Veloce, veloce. Subito al boss. E vai. No, stay. Questo lo odio. Lo odio tantissimo, però grazie a Dio muore subito. Esatto. Molto bene. Top. Guarda, oh mio Dio, io proprio quello che volevo. No, aspetta, era. Allora, questo è quello che ci fregna di sordità. Scusate, Francesco. Come? Sì. Questo è quello che ci dà ogni volta che si carica qualche oggetto, tipo, che ne so, le monetine. Cuori, le bombe. Però non dai Soul Heart. Non dai Soul Heart? Ah, e allora no, lascia aperto. No. No, sono d'accordo. Ok, andiamo avanti. Curse of the Blind. Dovete essere cancellati. Vieni qua. Oh, questo lì, a posto. No, è moneta. Non ci sono. Noi siamo arrivati al boss, Dimo. Cioè, proprio dietro l'angolo. Ah, è doppio il boss prossimo, Ah sì? Sì, perché si vede dalla mappa che è doppio. Dopo ti faccio osservare la cosa. Se almeno per la prossima volta saprai come. Mamma mia. Oh, questi bastardi. Mori subito, esatto. Mandate, cioè, siamo una macchina. Mandate a fanculo. Una macchina da distruzione. Che male, ma che cosa? Ma via. Ah, questa. Non ho mai capito. È cosa. Pressoché inutile anche questo. Allora. Allora, Soul Heart direi di sì. Gratis, però. Prendiamo. Questo. Ah! Questo. Se dovessimo trovare bomba. Un fantastico e meraviglioso la chiave, Hierophant, no? Ce n'abbiamo una sola. Ah sì. Un fantastico e meraviglioso Hierophant ce lo raddoppia, quindi invece di dartene due di Soul Heart ce ne dà quattro. Lo stesso vale per tutte le altre cose. La baffa. Scusate l'emozione, ragazzi, l'emozione, l'emozione. Beh, c'è il cuore. Ma vabbè. Rosso non. Non serve a niente. Ci vorrebbe il mammocetto dell'altra volta, effettivamente. Serio? Tanto, quello esplode. Sì, quello esplode. Bastardo. Io comunque, Pietro, mi preoccupo sempre per te, la tua intimità. Grazie, tesoro. Questa run fa proprio fa proprio collassa. Porca. Ah, bastardi, aspetta. Questo. Allora, quello rimane lì. Quello rimane qua. Vabbè, dai. Oh, raga, se vi annoiate vi racconto una barzelletta. L'altro giorno il mio collega di lavoro mi ha raccontato una barzelletta che non fa ridere nessuno. Però io ho riso tantissimo. E mi vergogno anche a raccontarla, perché è vecchia quanto mia nonna, penso. Nonna ha 85 anni. E però mi ha fatto morire da ridere. Tipo. Oh, ancora? Mamma, hanno arrotato il nonno. E allora non lo tocca se non ti tagli. Io ho riso tantissimo. Scusate, però ve la devo.
Ma dai, ma serio? Oh, ciao poveri. Ciao. Io intanto tutti i soul heart li metto, tutti. 48 hour. Vabbè, trip no però. Cioè, io raga, io vi voglio bene, voglio bene a tutti oggi. Che c'è qui? Ma dai, ma perché? Non volevo fare, va bene? Oh. Oggi stanno sti stronzi. Oh oh. Ma sì, sì, armi pari, stronzi. O forse no. Ah, più resistenti questi. Forse ma no. Ma smettiamola, ma dove vogliamo andare? Scusate, divento bulletta quando non gioco. Dai. Faccio i massaggini con le monetine. Dai, dammelo. E dammelo! Donna, com'è? Ci ho messo mai così tanto tempo per sedurre un uomo. Scusate, è una stronzata comunque. Che dici? Dicevo che alla fine, prima di andarsi via, ti lascia... Esatto. Yeah! Sì, quella è l'unica cosa... Siamo lenti, prendiamo danno sicuro qua. Invece no. Ma proprio per pochissimo, però. Mi sa che ci manca solo il boss, eh sì. Oppure la stanza segreta, che però qui non ho idea di dove sia. No, ma infatti, guarda, le bombe me le tengo. Vedi, quando è così il segnetto, se voi guardate la mappa dove c'è il teschio, ci sono due stanze, quindi vuol dire che ce ne sono due di boss. Due di boss, vabbè. Ok? Cioè, due in una stanza. Ma noi li triteremo senza ritegno. Ma infatti, guarda, proprio... Ma è fottiti, tipo, alla grande. Più... Sì, mamma, ridi sto cazzo, ridi, ma, questo, ma non sappiamo manco al patto col diavolo che cazzo è? No. Ma dai, davvero? Ah, fanculo. Grazie. Che facciamo? Non lo so, ma potrebbe anche essere una merda. Oppure... No, potrebbe essere una merda perché mi sa che i pezzi di gappi non c'hanno, non costano così tanto. Quindi poteva essere tipo un mamocetto quello lì che c'ha sempre il Bimson. Sì, ha 3 bits. Però sarebbe stato dai, figo, no, dopo è quasi sfacciata. Comunque, ragazzi, siamo già mamma. Vorrei di niente io, Molto bene. Qua, niente, no. Quello è il letto che ti ricarica tutti quanti gli HP. E allora, se ci sbrighiamo, forse riusciamo anche a fare la boss fight. La boss rush? La boss rush, sì. Scusami, è venuta la boss fight. Mi sono ignorante. Beh, allora sbrighiamoci. Allora, andiamo, vediamo, perché entro 21 minuti dobbiamo fare tutto quanto. Però, vediamo, se non ci riusciamo. Sì, ma ha compreso il cuore? No. Solo mamma? Solo mamma. Allora, non serve un cazzo questo. Via. Vabbè, se non ci riusciamo non importa. Negozio. Io ho un soul heart, non sapendo leggere né scrivere. Sì, infatti. Forse questa durerà particolarmente poco, questa run. Dai! Che è molto semplice, non so se l'avete notato. Oh, cioè mi sta prendendo per culo. Ok. Vabbè. Ciao. Mi sento quasi in colpa. oppure no. È quasi sfacciata questa cosa comunque. Sì, un pochetto. Ah, questi resistono. No, pure... questi sono incredibili. C'hanno tipo. Sono immortali. Lander. Questo un po' di meno. Cioè, incredibile. Ci sono delle run in cui trovi l'universo. Oh, mamma mia. T'ha salvato, E delle run in cui. E delle run in cui. Ci siamo capiti. Esatto. Qui succede questo. Esatto.
che è meraviglioso, cioè proprio Madonna. È questo che ti fa amare anche. No, cazzarola, sta dall'altra parte il posto, te ti rendi conto. Mannaggia la morte. E niente, non ce la facciamo a fare la posta. Però bad trip, sto cazzo. Ma proprio sto cazzo, se permetti. E sì, perché se entro il 21esimo minuto sei riuscito a battere il cuore di mamma, puoi fare la... Il cuore di mamma o mamma? Mamma, scusa, mi confondo. Mamma. Puoi fare. Invece entro 31 minuti se riesci a battere il cuore puoi combattere contro di Ash, se non mi sbaglio si chiama o Ash, non ricordo. Comunque è molto particolare come cosa. Ok, attenzione. Mamma allora mia. Raga, cioè se riusciamo a diventare cappio mi metto a piangere. No, vabbè, forse la prossima. Via. Stare meglio. Donna, raga. Vabbè, non niente. Allora, io non so se tenermi questo che spona le moschine o quell'altro. Però mi sa mi tengo questo. Moschine? Sì. Mi piace di più. Sì. Madonna. Ragazzi, ma queste sono cose che le gioie della vita proprio. Ma per Gappi devi semplicemente prenderli. Per esempio, mo quell'altro l'hai lasciato, no? Sì, basta che tu le abbia presi durante la partita. Ok, moschine. Affanculo. Moschine. Vai. Vabbè, sì, mi sento. Cosa? No, sono una dai. Candela. Ma sei Lumière della bestia. No, no, ma io non parlo, cioè, no, sono proprio una candela, moschine. Andiamo, moschine. Questi li odio profondamente. Porca troia. Madonna. Vabbè. Cioè che ci ha spawnato in faccia praticamente, sì. Quindi niente. Sì, ciao. Non ho visto neanche chi c'era, tipo. Era Isaac. Mi fa molto piacere, salutamelo la prossima volta. Io la cosa rossa. Cuore rosso. Non lo vorrei prendere però. No. Perché voglio vedere se, visto che la run scorsa. Oh. Sì. La run quello scorsa. Però i soldi glieli potevi pure dare, a dire la vabbè, verità. Tanto ormai. Ah, che dici. Visto che la scorsa. Che stavo dicendo? Oddio, raga, mi sono scordata che stava di. Ah, visto che lo scorso livello non l'abbiamo preso i cuori rossi. Voglio vedere se riusciamo facciamo, a sbloccare, okay. Eva. In questo modo. Li devo portare con te. Sennò poi non mi fate venire più. Ah, questi che odio. Ma, cioè, manco ci arrivati, tipo. Tanto, eh. Ancora. Oh. Wow. Sì. Sbadiglia. Quello ancora si deve svegliare. Allora. Qui occhio. Ok. La schiena. Ciao Dingo. Che fai? Muori. mi piace fare la bulletta. Senta. Mamma mia. Quasi. Porca troia, puttana, ma sponato in faccia. Come, scusi? Ma sponato in faccia, ho capito io, non li so. Ma con queste moschine sei praticamente invincibile, cioè nel senso. Sì, abbastanza. Fanno abbastanza male anche. Ma tu pensa che con Gappi le spona di continuo? Vabbè, io andrei. Sì. Teratoma. Aspetta. Tears up. Ah. Mamma mia. Ma c'è un altro boss? Sì. Ah, pezzo di merda. Vabbè. Guarda, quando è così. Ah, giusto, ho aumentato il danno perché non bastava. Allora, ci sono degli achievement. Abbiamo sbloccato degli achievement. Sì, 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 sì. E un altro achievement ancora. Cosa abbiamo sbloccato? Sbloccato. Ah, sì? Che cos'è? Fantastico. Così? Proprio? Fantasticissimo. Ok.
Allora, Rapid Baby, che probabilmente sei tu, è un mammocetto tuo. Gli Ace of, non mi ricordo che cos'era, praticamente ti trasforma quello che trovi, tipo le chiavi, le monete o le batterie, o tutto in chiave, o tutto in monete, o tutto in batterie, o tutte quante in cuori. E... E l'altro probabilmente è quello che dovevamo sbloccare, cioè It Leaves, la trasformazione del cuore di mamma. È una cosa che vedremo probabilmente la prossima volta, se non sbaglio. Se non sbaglio, comunque vedremo, perché è un'evoluzione di Isaac. Purtroppo non ricordo tutto perché è veramente complesso come gioco, quindi perdonatemi. Ma abbiamo sbloccato un sacco di cose nuove. Voi continuate a guardarci, amateci. Amateci. Fumate. Oh ragazzi, altra run è andata benissimo. Sti cazzi. Ma questa proprio vergognosamente. Sì, cioè, sì. Distruggevamo le cose guardandole. Beh sì. Quanto ci abbiamo messo la run? 20 minuti? 20 minuti, una venticinquina di minuti al massimo. Beh, 20 minuti il cuore di mamma, direi che è un attimo. Visto che la scorsa comunque ne è durata 40. No, anche di più di 40. Beh, comunque siamo troppo, eravamo troppo forti, è vergognoso. Va bene, ragazzi. E sì, direi che anche basta. Noi ci vediamo la prossima volta. Non vedo l'ora di sbloccare altre cose. E magari farò una challenge la prossima volta. Mo vediamo. Non ne sono sicuro, però può essere. Va bene, gente, come sempre iscrivetevi e lasciate un like se non l'avete già fatto. E da me, Chiaretta, è tutto. Ci becchiamo alla prossima. Ciao!